Salve a tutti, oggi faremo una torta molto particolare ma è abbastanza semplice, la crème tarte, quelle torte fatte a numero, tutte decorate con fiorellini, meringhette, frutta, macaron. Allora, diciamo che l'impasto per fare la crème tarte è tipo una pasta frolla, cioè si impasta nella stessa identica maniera, soltanto che la dose varia. Anche perché deve essere proprio morbida, cioè al taglio la frolla si spaccherebbe, no? Mentre questa qua invece si taglia come un burro proprio, si taglia benissimo senza che si rompe. Ovviamente la cottura deve essere precisa, bella chiara, perché se si cuoce un po' di più dopo potrebbe tendersi a rompere anche questa qui. Allora, diciamo per una dose piccola. Facciamo 140 grammi di farina, poi qui se vogliamo, anzi sarebbe meglio, 120 grammi di farina di mandorle, che poi si dice polvere di mandorle, però farina di mandorle per far capire a tutti, poi 125 burro, e un uovo e 25 grammi di zucchero. Si impasta come una frolla, no? Burro, zucchero, uovo, alla fine la farina. Tanto poi la ricetta la metto sotto in descrizione, quindi la leggete bene. Poi nel video faccio vedere tutti i procedimenti. Allora, di regola la crème tarte si dovrebbe far uscire con una crema al mascarpone. Io invece la faccio con una crema bavarese. La faccio diversa, a meno che non me la chiedono. Se me la chiedono proprio originale, allora la faccio con la crema al mascarpone. Io nel video l'ho fatta con la bavarese. Qua però vi dico anche la versione con la crema al mascarpone, anche questo lo metterò in descrizione, però intanto ve lo dico, che poi sono 200 grammi di mascarpone, 200 grammi di panna montata e 80 grammi di zucchero a velo. Si monta la panna, intanto con una matita si liscia bene il mascarpone, si unisce alla panna e allo zucchero, è semplicissimo. Adesso andiamo in laboratorio e vi faccio vedere come si fa la crème tarte. Prendiamo l'impasto della crème tarte su due fogli di carta da forno, lo tiriamo, io già l'ho tirato, mettete un foglio sopra e un foglio sotto e con lo stennarello, con il mattarello, lo allisciamo. Deve essere abbastanza fino, mezzo millimetro, non di più. E poi da qua facciamo uno stampino con il cartoncino, con la carta da forno, il numero desiderato. Quindi da qui, con un coltellino, vi faccio vedere, facciamo il numero. Ecco, adesso con questa mascherina, l'ho fatta di carta, andiamo a fare i numeri che ne vanno 3 per ogni numero, perché è 3 strati, no? La crème tarte. Ecco i numeri fatti. Allora, questi qua, poi la ricetta ve la metto tutti in descrizione, tanto si impasta come una normale frolla. Adesso questi qua li andiamo a cuocere a 170 per 12-13 minuti. Qui vedete, questa qua è la bavarese, come ho detto l'altra volta quando abbiamo fatto la lezione sulla bavarese. Questa qua io l'ho surgelata, adesso che mi serve, io l'ho tagliata a pezzi e la sciolgo al microonde. Questa qua sono 750 grammi, quindi farò 1,5 litri di panna, perché ogni 500 grammi di bavarese ci va 1 litro di panna, no? Ecco, questa qua è surgelata. Vedete? E adesso la metto al microonde a sciogliere. Ecco qui che è sciolta. L'importante è che deve essere fredda, temperatura ambiente, 28 gradi, così 30 gradi. Se la fate tante volte che è bollente, la fate raffreddare prima di inserirla nella panna. Adesso la inseriamo. Questa si gira sempre dal basso verso l'alto, no? Vi ricordate? Ecco che la nostra crema bavarese è pronta. Qui andremo a fare una crème tarte oggi a forma di 50. Abbiamo fatto i 0, i 5
e adesso andiamo a montarla. Allora, riempiamo la sacca Porsche con la bocchetta liscia, qui abbiamo messo i numeri, e cominciamo a fare dei spuntoncini così, per tutto il numero. In maniera perfetta, eh? Questo è il primo strato. Adesso andiamo a mettere l'altro numero sopra e facciamo la stessa cosa, però prima lo facciamo freddare un pochino. Adesso che l'ho fatto freddare, perché sennò dopo si affonderebbe, no? Metto l'altro sopra, il 5 e lo 0, e faccio la stessa cosa di prima. Adesso lo rimetto a freddare e faccio un altro strato. E adesso facciamo l'ultimo strato, il 5, lo 0. E rifacciamo la stessa identica cosa. La crème tarte di solito, quella proprio originale, va fatta con una crema al mascarpone e poi sopra decorata con frutta, fiori eduli. Io però la faccio con la bavarese, almeno che non me la chiedono. Se me la chiedono con la crema al mascarpone, allora la faccio con quella. Tanto nella ricetta vi metterò, in descrizione vi metterò anche la ricetta della crema al mascarpone oltre questa, eh? Così se volete la fate proprio originale. Allora, sopra abbiamo fatto il terzo strato e adesso andiamo a decorarla. Adesso andiamo a decorarlo. Di solito questo si decora con la frutta, macaron, meringhette, fiori eduli, poi uno dopo lascia spazio alla fantasia. Questa è una donna, quindi
sto mettendo delle roselline rosa, qualche macaron, poi c'è anche chi ci mette i fiori veri, secondo di uno come la vuole decorare. Ecco qua, questa è come l'ho decorata io. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video.